Grazie Presidente, io illustrerò sia questo che il successivo perché sono diciamo simili nella natura. Noi abbiamo voluto dare importanza anche ai piani, la giusta importanza ai piani sociali municipali e in virtù anche del decentramento amministrativo e perché ricordiamolo, buona parte circa dal 70 all'80% del titolo primo del bilancio di un municipio è assorbito dal sociale. Ovviamente ogni municipio ha fatto un ottimo lavoro e noi vogliamo che anche gli aggiornamenti del piani sociali municipali, analogamente per quanto previsto per quello sì cittadino, siano annuali e siano concordati con le organizzazioni sindacali. E poi possano essere venire anche che parte, vengano anche diciamo, concordati con le ASL, con tutti coloro che hanno previsto che hanno partecipato anche alla costruzione di questi piani, che vengano poi trasmessi al Dipartimento Politiche Sociali per la loro diciamo, approvazione in quanto in linea con il piano sociale cittadino e che qualora questa modifica dei piani sociali effettuata dalla Giunta preveda dei cambi di indirizzo o anche dei cambi di fondi, che faccia anche un ulteriore passaggio nell'Aula. Crediamo che questo sia giusto, sia doveroso e sia un grande riconoscimento anche all'enorme lavoro che hanno saputo fare i nostri municipi tutti, dal primo al quindicesimo. Grazie Presidente. Ovviamente lo voteremo in un modo positivo e quindi io salto anche la dichiarazione di voto. Grazie.